Ok ragazzi, già sta arrivata una nuova carta Pokémon. Ok, nuove news, questa qui è stata davvero un'idea carina. Attenzione, nuove news per quanto riguarda Pokémon Quest. Ok, sì, mi stavo divertendo un po' a creare copertine random. Speriamo che esca davvero un gioco di Kirby. Questa è quella nuova Nintendo Switch a tema Pokémon che uscirà. Ok. Va bene. Ok ragazzi, potevo non mettere questo spezzone di trailer. Mi raccomando, passate dagli amici di Pokémon sulla loro pagina Instagram e sul loro canale YouTube perché meritano veramente tanto. Appena ci sono delle informazioni, loro le pubblicano subito e le condividono. Quindi. Ciao a tutti ragazzi, io sono Mattia e benvenuti in questo nuovo video news. Allora, ho un bel po' di news da dirvi perché è stato annunciato un Pokémon Direct la fine della settimana scorsa, che c'è stato mercoledì. È stato il Pokémon Direct più lungo della storia perché è durato mezz'ora e non ce n'hanno mai stati di così lunghi e sono state rivelate delle novità per quanto riguarda i nuovi giochi e degli aggiornamenti per Pokémon Unite. Innanzitutto sono stati aggiunti nuovi Pokémon Brissey, ma quello prima del Direct. Ora praticamente è stato aggiunto anche la modalità per preregistrarsi se si oh, no, se non ho capito che non mi interessa come gioco. E praticamente questo gioco, se ci si iscrive, c'è un Pikachu in omaggio con un cosplayer particolare. Se ho capito bene, comunque il Pikachu c'è. Adesso non so qual è la modalità che sia stata introdotta perché non ho guardato il direct. Poi è stata annunciata anche la modalità per mobile di Unite. E poi dopo, ovviamente, grandi news per quanto riguarda Pokémon. Perla splendente, diamante lucente. Allora, innanzitutto sono stati rivelati nuovi spezzoni di trailer, Ultima Galassia. E per quanto riguarda Pokémon Leggende Arceus, è stata rivelata anche il nome della regione, che non mi ricordo assolutamente. Sono stati rivelati, diciamo, il professor. A quanto pare in questo gioco Pokémon Leggende Arceus sono stati rivelati anche gli antenati di Cyrus e il professor Rowan. Anche perché prima la regione veniva chiamata regione di Isui e poi è diventata Sinnoh. Solo quello che sarebbe il professor Rowan, ma prima, quindi all'epoca ancora di quando Arceus ha formato la regione, e Cyrus. Che non, vabbè, non era Cyrus, ma era il suo discendente, diciamo. E poi un altro personaggio che non ho capito chi sia. In più, nuovi Pokémon. Per esempio, l'evoluzione di Stantler, l'evoluzione di Basculin, una nuova evoluzione di Breviary, o una forma alternativa. Non è stato dei dettagli. E un nuovo Growlithe. Ovviamente cambiano i tipi, ma sono veramente molto, molto interessanti. Questi nuovi Pokémon. E per chi acquista i giochi Diamante e Perla, appena escono ci sarà una limited edition che sarà un Menafee, solamente per chi acquista i giochi all'uscita. E in più c'è anche la Nintendo Switch, faranno anche la Nintendo Switch di Dialga e Palkia, molto molto bella, nera con i Pokémon leggendari disegnati. E poi non ho altre, per quanto riguarda i Pokémon, non ho altre news, le più succulente non, insomma, riguardava questi giochi, anche perché ci volevano qualche nuova informazione, ci voleva. E nulla, questo è tutto per quanto riguarda le news, ci vediamo con le reaction così le giriamo al trailer insieme, perché io non li ho ancora visti. Ok, eccomi qua ragazzi, allora, volevo approfondire innanzitutto alcuni punti del Pokémon Direct che è durato 30 minuti, già l'ho letto. Scusate se non sono stato molto chiaro prima, ma non avendo visto il Direct.
era un po'. Mi sono spiegato abbastanza male, ecco. Poi ho fatto una clip dove ho cercato di mediare, spero abbiate capito, in ogni caso, eccomi qua. Allora, i nuovi innanzitutto sono stati introdotti nuovi Pokémon su Pokémon Unite, che sono Sirion, Mamoswine e forse anche Ludicolo e Eldegoss. O per Eldegoss c'è uno skin, credo. Ok, questo qua l'abbiamo chiarito. È stato annunciato anche un nuovo gioco di Pokémon Caffè Remix. Poi, allora, è stato anche l'anniversario di Pokémon, il secondo anniversario di Pokémon Master, dove sono state introdotte no, non le mega evoluzioni, ma no, ok, il Dynamax, se non mi sbaglio, o nuovi personaggi, comunque sia, ha compiuto 2 anni. E poi c'è stato anche c'è anche il quinto anniversario di Pokémon Go, quindi tantissimi compleanni. E anche lì sono state aggiunte delle cose. Poi, allora, per quanto riguarda i personaggi che sono stati rivelati, sono stati mostrati, insomma, in Pokémon Leggende Arceus. Allora, per quanto riguarda, sono gli antenati dei personaggi che noi conosciamo attualmente. Cioè, l'antenata del professor Rowan, l'antenata di Cyrus, che quello del King Galassia, e poi l'antenato del professor Rowan, e c'è anche un altro personaggio che non ho capito che antenato sia, però c'è anche un altro personaggio molto importante, sono tre. E a quanto pare, da quel che ho visto nel trailer, anche noi protagonisti in Pokémon Leggende Arceus facciamo parte del King Galassia, perché abbiamo il logo sulla spalla del loro simbolo, quindi boh, qualcosa strana ci sarà da fare, non lo so. Allora, per quanto riguarda i Pokémon annunciati, sono Stantler e l'evoluzione di Basculin, che sono due evoluzioni dei Pokémon che già conosciamo. Mentre per quanto riguarda Growlithe, che è di tipo roccia fuoco, e Breviary sono delle forme regionali. Quindi ecco un altro punto che abbiamo chiarito. E poi fatemi pensare su questa cosa, penso basta. Un'altra cosa che ci tengo a dire è che comprando la versione fisica del gioco, avrete questo, anche scaricando il gioco, avrete questo fino all'anno nuovo, se non mi sbaglio, da novembre fino all'anno nuovo, fino a gennaio mi sembra, 21 gennaio, febbraio. Non si poteva ottenere questo Menafi nei giochi che noi conosciamo, vecchi, degli anni passati, insomma, bisognava ottenerlo tramite Pokémon Ranger, tramite una missione esclusiva, che io non ho mai fatto. Ho ottenuto questo Pokémon con Action Replay, mi divertivo tanto a fare i trucchi, poi si buggavano tutti, erano tutti contenti, però alla fine mi divertivo, quindi ho ottenuto questo uovo tramite Action Replay, e tramite questo Menafi, che si otterrà tramite dono segreto, si potrà accoppiare con un ditto che si catturerà nel gioco, ovviamente, perché mi ricordo che c'era ditto a Flaminia. Accoppiando questi due Pokémon riusciremo ad ottenere Fione, un altro Pokémon leggendario molto molto importante. Ok, perfetto, anche questo punto qua l'abbiamo chiarito. Allora, ho detto tutto, fatemi pensare un attimo. Guardando ovviamente questo Direct, mi sono reso conto che ha fatto passi da gigante in questi mesi la grafica. Ha migliorato veramente tantissimo. È molto molto bello, ragazzi, mi piace veramente tantissimo. Abbiamo fatto una reaction che vedrete alla fine del video, ovviamente. E per la copertina e anche i personaggi senza sfondo ci ho lavorato veramente tantissimo, ragazzi, quindi mi raccomando, guardate il video, per favore, insomma.
segno minimo. E per quanto riguarda queste versioni sia digitale che fisica, si potranno tenere anche le solite Velox Ball e anche delle Pokéball, quindi sempre tramite dono segreto. Ok, io penso, spero di avervi detto tutto, di aver chiarito insomma quello che non ho fatto ieri, quello che ho fatto prima all'inizio del video, ecco, chiamiamolo così. Allora, adesso voglio andare con le news di PlayStation. Ok, ho sbagliato tutto. Fine. Più. Ah, ok, ci sono. Fatemele trovare. E dopo un'ora di sofferenza, finalmente ci sono, ragazzi. Non mi ricordo perché la volta scorsa, no. Allora, adesso scrivo l'assedio di Parigi, di King in Francia. Recensione DLC. Atomic Heart, il folle open world, quasi pronto. E ha un finale, poi. Hellblade, grande qualità, grafica su Xbox Series X. Back 4 Blood, la beta è uno spasso. GTA 3, War City e San Andreas Remastered. Poi PS3 era un mostro di potenza, tuttavia avrà anche problematiche. Abbandona PS5 Tizer, trailer l'app funziona. Hunters Arena Legends è un battle royale gratis su PlayStation Plus. Poi scopriremo Project Magnum, il nuovo looter shooter della Corea. Wow. Teletos Arise, provato per 3 ore, storie gameplay promettenti. Fore Cruises, recensione Action Cyberpunk in italiano. Nuovo gioco PS5 di From Software, più Souls Like, Elden Ring e Sekiro, sarà vero? Back 4 Blood, mostri orribili, ecco gli infestati. Ok, ho detto giusto. Poi, Call of Duty Vanguard, teaser trailer italiano ufficiale, che l'abbiamo fatto, mi sembra. Glitch Punch, demo alla prova, open world, stile GTA, ma Cyber Punch. Poi, Astrophia, Celebri, il singolo ispirato a un Returnal. Forza Horizon 5, mappe più grandi e grafica pazzesca. Poi Pokémon Diamante Lucente per la Splendente, il trailer che abbiamo fatto, Leggende Pokémon Arceus, trailer in italiano, il trailer in italiano, Ghost of Tsushima, Direct Cut su PS5, Incubi all'isola di Iti. FIFA 22 volte, il calcio è la strada più spettacolare e arcade. Poi, Call of Duty Vanguard, trailer ufficiale italiano. Call of Duty Vanguard, abbiamo visto il gameplay con la distribuzione ambientale. E infine, Black Myth Wukong in Unreal Engine 5. Che gameplay. Va bene, queste erano le news su PlayStation, ci vediamo con le reaction. Bella. Ok, eccoci qua, iniziamo con questa nuova reaction, è un trailer di Call of Duty, e dovrebbe essere un trailer d'annuncio. Un'altra cosa che avevo sentito dire, che vabbè, l'avrò già detta, vabbè, devo ricordarmela però. Sarebbe molto bella come gioco. Adesso è finito, torniamo indietro. Ok, eccoci qua ragazzi, questo qua è il trailer di... Oh, ragazzi! Wow, quella lì è Canalipoli, il laboratorio, e si possono anche personalizzare i propri personaggi. Ecco qua i nostri starter. Che figata, che figata. E si può, un'altra cosa che è stata aggiunta, si può, guardate, possiamo portare a spasso i propri Pokémon, come ai vecchi tempi di,
Earl Gold, Soul Silver, Oro Argento, Barry, la palestra, la prima palestra, che figata ragazzi, che figata, wow, dai bolli, ah ok, è tornata anche la modalità bolli e anche le gare Pokémon. Che possiamo personalizzare i nostri personaggi, io non lo farò, non lo faccio mai nei giochi. Ok, queste qua sono le gare, wow, addirittura guardate lo Sinda, che carino, come nella versione, come nella versione animata. L'Explore Kit, ah, anche i sotterranei, molto molto bello. Sì, ragazzi, è un ritorno alle origini, ci voleva, che è un gioco veramente molto molto bello. Questa qua sarà la nostra base. Qui, questa qui è le, c'è anche la mappa là in alto, fighissima. Mancherax l'ha catturato. È bellissimo, ragazzi, questo gioco, molto molto bello. Basta, finito. C'è ancora un po'. Il Team Galassia, eccoli ragazzi, quello là non era più il mio. Ah, e poi c'è anche uno strano fenomeno che a cui fa arrabbiare i Pokémon quando praticamente Cyrus cerca di manomettere il Monte Corona con i Pokémon leggendari e praticamente quelle luci, non so se vi ricordate adesso nei primi giochi, quelle luci che venivano trasmesse in tutto il mondo, blu, verdi, rosse, quelle facciano arrabbiare, fanno arrabbiare i Pokémon. Adesso magari ce le fanno vedere. Eccoli qua, i leggendari, i nostri leggendari preferiti. Dialga e Palkia, venite, Dialga, Palkia, presto riavete il vostro immenso potere. Eccoli qua, ma non ce l'hanno fatto vedere quello. Questo qui ragazzi è quell'altro. È Leggende Pokémon Arceus. Arceus, ho sbagliato. Wow, guarda che figata. Ci sono i Pokémon, è uno Zelda praticamente. Solo che invece di trovare, cioè, i Goblin, trovi i Pokémon. Eccolo qua, questa qui è la nuova forma alternativa di Stuntler. Questi qua sono i nostri avatar. Ok, un po' il Giappone medievale più o meno. Molto carino, bello. Io preferisco sinceramente, però questa qua è una nuova meccanica. Deve essere anche molto molto figa da... da fare. Io ho fatto tutto il trailer, ragazzi, non beccherò mica il copywriter. Ok, questo qua è il nuovo Growlite. È il nuovo. Ok, l'ha catturato. Wow, questo qui deve essere Nerepoli. Eccolo qua il nuovo Braviary. Che figo che è Braviary, molto molto bello. Secondo me è una forma alternativa. E questo qua è Basculin, che puoi solcare i mari usando solo Stuntler. Eccolo qua, che figata, non è più Stuntler, comunque un'evoluzione. Wow, wow, c'è tanta tanta carne al fuoco, dobbiamo solo attendere che escano. Eccola qua la luce che vi stavo dicendo prima. Visto, fa arrabbiare i Pokémon, guardate. Quella che metteva Cyrus al Monte Corona.
arrabbiare. Lo strano fenomeno che non si sa cosa fosse, insomma. È uno dei Pokémon leggendari, forse. Che si possono catturare, guarda che figata. Che è successo? Questo qua è il nuovo Growlithe. Eccoli qua. Va bene, dai, direi che ci possiamo fermare qua. Tanto è finito il trailer. Io spero che vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Da Mattia è tutto. Ciao ragazzi.